Sono Emilio Sani, grazie a tutti per la partecipazione a questo webinar. Il senso del mio intervento sarà cercare in 20 minuti, un quarto d'ora, di sintetizzare quel documento enorme che è il Piano Nazionale Energia Clima, cercando di mettere in evidenza le cose che possono avere un maggiore impatto per gli operatori del settore e che ci possono interessare di più. Ho cercato di fare uno sforzo di sintesi. Quello che dirò non sono le prospettive di Italia Solare, sono quello che il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo come sviluppo del settore energetico nei prossimi anni e quindi il modello con cui ci dobbiamo confrontare e magari a cui, se ci sono delle cose che non vanno, dobbiamo cercare di fare delle richieste di miglioramento. Allora, io partirei da. Scusate un attimo, si è bloccato. Ecco, partirei da quella che è la progressione che è prevista nel Piano Nazionale Energia Clima per l'installazione del fotovoltaico. Si dà atto che oggi ci sono più o meno un 20.000 megawatt, si prevede una crescita non velocissima fino a 28. 29.000 megawatt, quindi di 8-9.000 megawatt da qui al 2025 in 5 anni, e poi invece c'è la crescita enorme di 24-25.000 megawatt dopo. Adesso non voglio entrare a discutere questo dato se sia giusto o sbagliato, ma perché questo? Probabilmente è prevista questa asimmetria fra la prima fase e la seconda perché prima di partire alla grande con la installazione degli impianti, all'interno del PNIEC è previsto un percorso di identificazione delle aree dove gli impianti devono essere fatti e l'attivazione di meccanismi che stimolino l'attivazione di impianti sugli edifici. E lo vedremo dopo. Ci sono questi meccanismi che dovrebbero essere quelli di effettiva spinta a fare tutti gli impianti e probabilmente il Ministero pensa che prima del 2025 non si riesce ad averli pronti. L'approccio generale che viene dato nel PNIEC riguardo al tema di come fare questa nuova potenza è quello che per quanto possibile bisogna cercare di non usare del suolo che oggi non sia utilizzato, perché si vuole preservare l'impatto paesaggistico e comunque l'uso del suolo per gli usi agricoli. Quindi si dice che bisogna cercare di usare prevalentemente superfici già edificate e valorizzare molto l'autoconsumo. Poi all'interno del piano ci si pone anche dei temi che magari oggi non sono di attualità, ma che nella prospettiva di una così alta penetrazione rinnovabile sono molto importanti, che sono quelli di come garantire la sicurezza energetica nonostante la stagionalità del fotovoltaico, cioè il fatto che il fotovoltaico produce di più durante l'estate e meno durante l'inverno. In questo senso la via che viene individuata dal piano nazionale è, oltre alle strategie, alle infrastrutture come il pompaggio idroelettrico che già esistono e che possono essere sviluppati, il power to gas e quindi il fatto di usare l'elettrolisi per trasformare l'energia fotovoltaica prodotta durante l'estate in idrogeno che possa essere usato in tutte le stagioni. Questo a livello proprio di grande visione strategica che c'è all'interno del piano nazionale. Se si vuole entrare un pochino di più nei dettagli di quello che dice il piano nazionale energia clima sulla installazione degli impianti fotovoltaici, si dice che tendenzialmente dovranno essere installati sull'edificato, su tettoie, parcheggi, aree di servizio, ovvero su superfici non utilizzabili ad uso agricolo. E queste sarebbero aree contaminate, discariche e aree artificiali che nella slide dopo vedremo cosa sono. E poi e questa sembra essere l'unica eccezione in cui vengono consentite
delle installazioni in area agricola, aree lungo il sistema infrastrutturale, quindi aree che siano particolarmente predisposte in relazione alla loro posizione rispetto alla rete di trasmissione nazionale per la installazione degli impianti. C'è questo riferimento alla classificazione del Sistema Nazionale di Prevenzione Ambiente nel Piano Nazionale Energia Clima per identificare le aree, alcune delle aree su cui si possono fare gli impianti fotovoltaici, e sostanzialmente queste aree dove non c'è consumo del suolo secondo questa classificazione sono quelle impermeabili, pavimentate, non edificate, le discariche, le serre permanenti, oltre ai fabbricati, le aree in terra battuta, le cave in falda e le aree estrattive. Ecco, queste sono, oltre alle aree che ho citato prima, le aree artificiali su cui viene ritenuto possibile fare gli impianti ai sensi del PNIEC. Quindi, riassumendo, sostanzialmente aree industriali, aree di cava, aree di discarica, aree vicino alle infrastrutture della rete di trasmissione e fabbricati. Questo al momento, secondo quello che sono le istruzioni attuali del PNIEC, dovrebbe essere l'ambito in cui si dovrebbe sviluppare la potenza fotovoltaica. Poi ci sono degli altri criteri che vengono stabiliti, che però sostanzialmente vanno a ripetere quello che ho detto prima, anche perché c'è scritto, resta fermo, che per il fotovoltaico possono essere usate solo le aree edificate o compromesse, non altrimenti utilizzabili. Quindi su questo punto è chiaro che ci potrebbero essere delle osservazioni, perché molti ritengono che non siano sufficienti queste aree. Sicuramente la possibilità di incidere o meno su queste scelte dipende adesso dalla legge di attuazione della direttiva rinnovabili, che inizierà la discussione appena possibile, quando il Parlamento sostanzialmente riaprirà la discussione. Quindi sicuramente questo oggi è la posizione del Piano Nazionale Energia Clima. Se rispetto a questo ci sono, come io ritengo che sarebbe anche opportuno, delle modifiche da fare, delle integrazioni da fare, soprattutto per quei casi dove l'agricoltura e il fotovoltaico possono coniugarsi, sicuramente è bene muoversi subito, perché questa invece attualmente è la posizione che il Ministero sta portando avanti. Poi ci sono delle procedure di semplificazione autorizzativa che sono previste nel PNIEC, e in particolare si vuole estendere il modello unico che oggi è solo per lo scambio sul posto anche in generale a tutti gli impianti dove la potenza in prelievo del soggetto che autoconsuma l'energia è più alta della potenza in emissione dell'impianto che si va a installare per l'autoconsumo. Quindi sostanzialmente si vorrebbe usare il modello unico per tutti i casi dove effettivamente si va a fare autoconsumo. Poi è previsto l'ampliamento dell'utilizzo della PAS, che sicuramente è qualche cosa che velocizza i processi autorizzativi, anche se c'è un particolare enfasi sul fatto di ampliare l'uso della PAS e prevedere l'esclusione dello screening predefinita, soprattutto in casi di rifacimento dell'impianto, mentre probabilmente sia l'ampliamento dell'uso della PAS che l'ampliamento dei criteri di esclusione sarebbe bene che fossero anche per i nuovi impianti. Poi una cosa che io ritengo molto importante, che c'è scritta nel PNIEC, che è molto pregevole, è che si auspica da parte del Ministero che venga fatto un format unico per il rilascio delle autorizzazioni in tutte le regioni, in modo tale che siano uniformati tempi, procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni in tutte le regioni. E questa sicuramente è una cosa molto positiva e sentita da tutti gli operatori del settore. Poi, altra cosa importante è che dice il PNIEC che le regioni, prima di fare le proprie leggi regionali, dovrebbero consultarsi
con il ministero, come il ministero si consulta con loro prima di fare le leggi, e questo eviterebbe confusione, e anche questo penso che sia un'iniziativa molto pregevole, perché nel momento in cui si avesse veramente un'omogeneizzazione a livello nazionale delle procedure di autorizzazione, sarebbe più facile vedere dove ci sono inefficienze e sarebbe più facile anche gestire le procedure da parte degli operatori. Quindi sicuramente sono molto positive queste due proposte che ci sono nel PNIEC sul fatto di uniformare le autorizzazioni. Per quanto riguarda invece l'autoconsumo, per quanto innanzitutto si dice che si vuole far partire in parallelo rispetto all'autoconsumo individuale, che è quello che si è fatto fino ad oggi, il concetto di autoconsumo collettivo, cioè di fare in certe aree degli impianti che siano al servizio di più soggetti. E questo autoconsumo collettivo, che sicuramente ha una capacità di penetrazione molto più alta dell'autoconsumo individuale, dovrebbe rispondere a comunque principi di sicurezza del sistema, che vuol dire utilizzare la rete pubblica per trasportare l'energia fra l'impianto di produzione e i vari soggetti, tutela dei consumatori, che vuol dire che chi fa autoconsumo comunque avrà la facoltà di decidere individualmente chi sarà il suo fornitore di energia e non è l'aggregato dei consumatori che lo decide, e coallocazione degli oneri, che vuol dire che tendenzialmente per l'autoconsumo collettivo non ci sarà un sistema come quello dell'autoconsumo individuale con la esenzione dagli oneri di sistema, ma saranno garantiti degli incentivi espliciti e quindi l'energia che sarà prodotta dagli impianti avrà una tariffa più alta rispetto al valore dell'energia per permettere la sostenibilità di questo. Per quanto riguarda l'autoconsumo individuale, viene scritto: dobbiamo vedere quanto se ne fa, monitorare quanto costa in termini di oneri e se a un certo punto costerà troppo, dovremo fare delle misure di aggiustamento. Per quanto riguarda l'evoluzione dello scambio sul posto, e questa è un'altra cosa positiva, molto penso, dovrebbe essere modificato in modo da non penalizzare più gli stoccaggi e dovrebbe anzi prevedere un premio sull'energia autoconsumata e quindi una valorizzazione più alta dell'energia che viene autoconsumata rispetto a quella che viene immessa in rete, e questo premio dovrebbe essere maggiorato se all'interno del sistema ci sono anche sistemi di accumulo. E quindi anche questa mi sembra che sia una prospettiva molto interessante, che può trasformare lo scambio sul posto dal nemico numero uno degli stoccaggi in uno supporto ai sistemi di stoccaggio. E questo premio, secondo il ministero, non cioè potrebbe anche essere un premio dato a prescindere da quelle che sono le prestazioni per l'autoconsumo e il sistema di accumulo, perché potrebbe anche andare a essere un mezzo di sostegno perché i sistemi di accumulo forniscano sistemi di rete e quindi partecipino al dispacciamento. Poi, in questa seconda versione del PNIEC, finalmente c'è spazio per le comunità di energia rinnovabile e sostanzialmente quello che c'è scritto riflette la legge che è stata approvata e quindi sono, secondo me, delle indicazioni molto positive, dove si dice che le comunità utilizzeranno la rete pubblica, saranno un sistema anche di supporto ai piccoli comuni e soprattutto saranno un modo per permettere anche a chi abita in un appartamento in un grande condominio che sul tetto ha 50 antenne e non può mettere il fotovoltaico, di fare comunque autoconsumo e di usare il prato del comune piuttosto che il tetto del condominio davanti. Poi, sicuramente è un mezzo di sostegno alla povertà energetica e qui, dice il Ministero, dovranno individuarsi dei modelli per fare in modo di spiegare alle comunità come fare a dare un supporto, e questo sicuramente non è così complesso perché nel momento in cui si possono dare anche dei benefici differenziati nelle comunità energetiche, si può benissimo fare l'adesione a costo zero alla comunità energetica, che è sicuramente un modo di supportare la povertà energetica. Poi sono previsti, e questo
è un argomento che ci tengo moltissimo a sottolineare, perché è un argomento che è stato portato avanti da Italia Solare e che è stato recepito nel PNIEC. Sono previsti grossi strumenti di stimolo alla installazione rinnovabile attraverso l'incremento degli obblighi di installazione sugli edifici. Quindi viene previsto che da una parte sarà aumentato l'obbligo di installazione di fonte rinnovabile sugli edifici nuovi e da ristrutturare, e questo c'è già, però verranno previsti maggiori obblighi in relazione agli edifici nuovi da ristrutturare di installazione di impianti fotovoltaici. Ma c'è una seconda cosa che è quella, secondo me, veramente rivoluzionaria e importante, e che è partita da una proposta di Italia Solare, che è quella di dire anche sugli edifici esistenti bisogna introdurre degli obblighi di installazione di impianti fotovoltaici, perché in qualche modo sono un bene pubblico i tetti, perché sono il luogo dove appunto si può prendere la radiazione solare, e a partire dai settori produttivi e terziario questi obblighi saranno vincolanti, e se chi ha l'edificio non ha i soldi per farlo, in qualche modo sarà costretto a dare a terzi il tetto, perché i terzi investitori possono mettere questi impianti a servizio degli edifici. La importanza di questo meccanismo ai fini del raggiungimento dei target è nelle intenzioni del Ministero molto elevata, tant'è che si prevede nel PNIEC che da questo derivi un tetrawattora all'anno di consumi di energia rinnovabile, mentre pensate per i PPA è previsto solo 0,5 tetrawattora all'anno. Quindi sicuramente questo dell'obbligo di installazione sugli edifici di impianti fotovoltaici è visto dal Ministero come sicuramente, se non lo strumento più importante, uno degli strumenti più importanti. Poi dentro al PNIEC c'è un'ampia parte che è dedicata all'adeguatezza del sistema, e in questo fa la parte del leone del mercato della capacità. Adesso non mi soffermo su questo, Italia Solare ha fatto ricorso contro questo e quindi c'è una posizione molto critica da parte nostra su questo tema. Quello che è importante valutare è anche come vede l'evoluzione degli stoccaggi il PNIEC. Allora, secondo il PNIEC nel 2023 dovrebbero già esserci più o meno 1000 megawatt installati di stoccaggi, e nel 2030 10.000, di cui 6.000 centralizzati e 4.000 distribuiti. Poi faremo alcuni commenti, perché questi numeri riflettono anche una logica che c'è nel PNIEC, che è una logica ancora un po' di centralizzazione del governo dei flussi di energia. Poi c'è scritto che l'adeguatezza del sistema tendenzialmente dovrebbe essere affidata anche a alcune evoluzioni tecnologiche, in particolare, come ho detto prima, all'utilizzo dell'idrogeno, che potrebbe essere prodotto dalla fonte fotovoltaica e, secondo il PNIEC, veicolato anche attraverso l'attuale rete gas. Stoccaggi. Allora, innanzitutto si dice che oggi gli stoccaggi concentrati sono parte delle infrastrutture di rete e non agiscono a condizioni di mercato, mentre per obbligo comunitario in un medio-lungo termine dovrebbero passare a logiche di mercato. Vabbè, questo quanto prima avviene, secondo me, meglio è. Poi c'è scritto che Terna identificherà la capacità di accumulo da realizzare, e anche questo è un po' indice di come ancora ci sia una visione centralizzata dello sviluppo, diciamo, di tutto quello che garantisce la sicurezza del sistema, di cui è indice anche il capacity, piuttosto che una visione di mercato di questo, e questo secondo me è uno dei difetti che ancora rimangono nel PNIEC. Poi c'è il discorso importante che nel dispacciamento l'energia degli stoccaggi deve essere preferita, perché questo permette di evitare la eccessiva
presenza di impianti di generazione di energia e di poter utilizzare l'energia prodotta dagli impianti rinnovabili in certe fasce della giornata anche in altre. Poi, per aiutare gli stoccaggi piccoli, si dà atto che appunto sarà cambiato lo scambio sul posto, che oggi è il nemico numero uno dello stoccaggio. E verrà fatto in modo da garantire a supporto all'installazione degli stoccaggi invece di danneggiarlo come oggi. E questo è importante. Poi a livello centralizzato, uno degli obiettivi più importanti è quello di frenare quel meccanismo di cui un pochino si ha paura che si crei un divario enorme di prezzo fra il nord e il sud d'Italia, perché questo poi porterebbe in grave difficoltà tutti gli impianti rinnovabili installati nel sud Italia. Altro punto molto importante è che da qui al 2030 dovrà cambiare il modello di gestione dei flussi energetici. Oggi è un modello completamente centralizzato. Il PNIEC dice: secondo noi per ora va bene così, riconosciamo però che quando il mercato sarà completamente diverso e tutto distribuito, questo modello potrebbe non funzionare più. Apro una parentesi, in Europa siamo gli unici oggi che adottano ancora questo modello centralizzato. Cosa dice per il superamento del modello centralizzato di gestione dei flussi di energia il PNIEC? Dice: all'inizio iniziamo a dare un pochino più di ruolo ai distributori nella gestione dei servizi di rete, pur continuando a far gestire il bilanciamento e tutto quanto al gestore di trasmissione. E poi piano piano iniziamo a fare dei progetti pilota in cui iniziamo a avere situazioni in cui i flussi di energia vengono gestiti anche a livello delle reti di distribuzione e anche a livello di autobilanciamento da parte dei singoli trader. Un processo molto prudente, probabilmente secondo me troppo prudente, perché l'utilizzo del modello centralizzato non si sposa benissimo con i meccanismi di demand response, che infatti, come vedremo, sono praticamente assenti all'interno del PNIEC, e questo è sicuramente un punto di attenzione e da migliorare. Sull'evoluzione del mercato, ci sono una serie di obiettivi che sono importanti perché appunto tolgono alcune strutture che ci sono oggi, quindi superamento del fatto che il prezzo all'ingrosso di vendita è diverso da quello di acquisto e previsione che tutti i prezzi siano i prezzi zonali e non ci sia più il prezzo unico nazionale, applicazione dei prezzi negativi, chiusura in prossimità del tempo reale, così si evita alle fonti rinnovabili di pagare penalità per le difficoltà obiettive che hanno di sapere quanto produrranno dopo 3-4 ore, e quindi questo è molto importante per le rinnovabili. E poi consentire che gli incentivi siano erogati anche all'energia non immessa nella rete, quando la non immissione dell'energia nella rete è dovuta a ordini da parte di Terna per garantire la sicurezza del mercato, e poi sempre di più affiancamento con gli altri mercati europei. I PPA non hanno un grandissimo spazio perché è previsto un 0,5 tetrawattora all'anno, mentre per fare un esempio sugli obblighi di installazione degli edifici era previsto un tetrawattora all'anno. E anche in termini di strategia non c'è scritto molto, perché viene detto semplicemente che ci sarà questa piattaforma del GSE e che per avere accesso ai benefici degli energivori dovranno essere introdotti dei parametri di consumo efficiente, il che non si capisce, ma potrebbe implicare che per avere accesso ai benefici energivori i grandi consumatori debbano essere costretti a fare dei PPA. Finisco con un breve quadro d'insieme. Secondo me il PNIEC guarda al futuro, cambierà un sacco di cose. È bello leggerlo perché vedi un futuro diverso e sicuramente più rinnovabile, più autoconsumo, le comunità rinnovabili, strumenti autorizzativi meglio definiti, più flessibilità, anche degli aspetti negativi, cioè il fatto che la sicurezza nella transizione energetica non la vede governata a livello di mercato, ma la vede governata sostanzialmente da Terna.
Quindi attraverso tantissima energia in capacity market affidata con una gara agli impianti a gas, pochissimo demand response, non c'è scritto niente sul prezzo dinamico, niente sulle tariffe di distribuzione e trasmissione differenziate a seconda degli orari in cui si preleva l'energia, e anche sulla, diciamo, previsioni di fusione degli stoccaggi si capisce che c'è questo assetto ancora centralizzato che viene previsto. Quindi ci sono delle luci e delle ombre, però questo è diciamo, lo scenario che ci si apre davanti e che cambierà completamente quello che sarà il contesto in cui lavoriamo da qui al 2030. Grazie.
grazie ovviamente a Italia Solare per l'opportunità. Mi rubo qualche secondo anche per fare i complimenti. Non so se tutti vedono il numero di partecipanti, ma abbiamo superato i 400, quindi credo che questo sia ovviamente dovuto al tema che è molto caldo, ma anche alla forte capacità organizzativa appunto di Italia Solare. Io sono Riccardo Battisti di Ambiente Italia, che è una società di consulenza. Tra le altre cose ci occupiamo di progettazione europea e all'interno di uno dei progetti europei che seguiamo, che si chiama PV Prosumers for Grid, abbiamo diciamo, lavorato per 3 anni ormai proprio sul tema dell'autoconsumo, come diceva Emilio nella sua presentazione, in particolare focalizzandosi sui modelli di autoconsumo collettivo, che potrebbero veramente dare una spinta fortissima al mercato delle rinnovabili e in particolare del fotovoltaico. Le considerazioni che farò oggi sono raccolte in questo studio, in questo documento che abbiamo appena prodotto ed è così fresco, diciamo così, che non è stato ancora caricato sul sito web del progetto, quindi nel caso foste interessati vi invito a scrivermi un'email e ve lo mando, insomma, anche prima che venga caricato. Inizierò quindi con una carrellata di esempi molto veloce da alcuni paesi europei per far vedere cosa sta succedendo, quali sono anche i modelli di business per questo autoconsumo collettivo. E poi chiuderò con alcune considerazioni che spero siano complementari a quelle che ha esposto Emilio nella sua presentazione. In Austria nel 2017 è stato introdotto un emendamento alla legge Riccardo, nazionale. sono Sì? Federico. Scusa un Sì. attimo, volevo dare un annuncio importante. Sono riuscito a risolvere il problema tecnico del pannello delle domande. Quindi da questo momento in poi è possibile continuare a scrivere le domande. Quindi emergenza rientrata. Scusa Riccardo, vai, Perfetto. prosegui. No, no, grazie mille. Anzi, a questo punto anch'io vi invito, scatenatevi ovviamente con le domande. Questa introduzione, diciamo, normativa, questo emendamento ha sanato un vuoto legislativo definendo essenzialmente la rete all'interno dei condomini come una rete privata. Questo ha aperto di fatto la via all'autoconsumo collettivo, almeno a livello condominiale. Quindi, anche se non ci sono molte regole per normare questo modello, di fatto si è stabilito un modello di business nel quale, per esempio, una società energetica può installare un impianto fotovoltaico e vendere energia agli abitanti del condominio. Ovviamente potrebbe essere un soggetto diverso, non necessariamente una società energetica, anche una cooperativa o altro. Nessuno ovviamente ha l'obbligo di acquistare l'energia fotovoltaica per forza dall'impianto, ma, e questo è un problema normativo abbastanza spigoloso, la realizzazione dell'impianto deve essere approvata all'unanimità dalla temutissima assemblea condominiale. Quindi quello che sta accadendo è che gli sviluppatori, società energetiche o altre, al momento cercano delle situazioni dove l'immobile abbia un proprietario unico e siano tutti affittuari, in modo che il processo, diciamo così, decisionale sia più semplice. Non si pagano gli oneri, quindi diversamente da quello che faceva vedere Emilio anche per il caso italiano, insomma per la nostra normativa temporanea che abbiamo ora, proprio perché si tratta di una rete privata. Il soggetto che gestisce l'impianto, quindi immaginiamoci questa società energetica, stipula 3 contratti diversi, con il DSO per la connessione di rete, che includerà un contatore dedicato a questo scambio, di vendita ovviamente per il surplus che verrà immesso in rete nel caso in cui l'autoconsumo sia inferiore al 100% e di vendita dell'energia tra questo soggetto e ciascuno dei consumatori finali. Il modello che viene applicato non è questo, cioè non è un modello statico, ma ve lo faccio vedere, dopo vi spiegherò perché. Nel modello statico la produzione istantanea, diciamo, del fotovoltaico, in questo caso immaginiamoci 12 kWh, viene ripartita in maniera equa o in maniera, diciamo così, predeterminata con dei coefficienti fissi tra i vari consumatori, che in questo esempio sono 4. Ovviamente così facendo non si ottimizza l'autoconsumo perché si vanno a destinare dei kWh a dei consumatori che magari in quel momento non ne hanno bisogno. E quindi si, diciamo, necessariamente si verifica un surplus da immettere in rete. Nel modello dinamico, invece, i kilowattora prodotti dal fotovoltaico vengono destinati ai vari consumatori secondo le loro, esigenze istantanee. Questo significa che i 3 kilowattora del consumatore 4, nell'esempio precedente, verrebbero ridistribuiti tra gli altri consumatori, in particolare tra quelli che hanno bisogno di più kilowattora. E in questo esempio si vede chiaramente che si raggiunge un autoconsumo del 100%. In questi nuovi modelli di business il ruolo del DSO è fondamentale. In particolare in Austria, questo
Quello che succede è che il DSO deve installare contatori intelligenti per l'unità di produzione nel suo complesso e per tutti i consumatori partecipanti, deve raccogliere i dati energetici dei contatori su base di intervalli di 15 minuti, quindi secondo l'esempio del modello dinamico che vi ho appena fatto vedere, poi deve allocare l'output fotovoltaico ai consumatori in funzione appunto dei loro consumi, sulla base sempre di questi intervalli di 15 minuti, calcola poi per ogni intervallo il residuo da immettere in rete. E altra cosa molto importante, deve condividere con tutti gli altri attori i dati. Quali sono gli altri attori? Beh, i fornitori di energia tradizionale, diciamo così, che rimangono dalla rete, l'operatore ovviamente dell'impianto fotovoltaico e l'acquirente del surplus immesso in rete. Per questi servizi al momento i DSO applicano una tariffa a ogni consumatore che può essere, diciamo, tra i 30 e i 50 euro all'anno. Io per ora ho messo questo valore medio. Un paio di esempi, questo è stato realizzato a Innsbruck, un impianto in grado di produrre 38 MWh all'anno e copre il 20% del consumo dei consumatori che hanno aderito, questo soprattutto perché c'è un limite ovviamente dell'area disponibile sul tetto, lo accennava prima anche Emilio nella sua presentazione. Si raggiunge il 100% di autoconsumo grazie, tra virgolette, al fatto che l'impianto fotovoltaico è sottodimensionato e grazie al fatto che si utilizza un modello dinamico e più o meno 3 su 4 tra i consumatori tra insomma, gli appartamenti in questo edificio hanno aderito all'offerta e il proprietario è unico, come dicevamo prima. Proprietario unico anche per quest'altro esempio di Vienna, dove lo sviluppatore è proprio il distributore locale di energia, che offre, come vedete, una tariffa fotovoltaica di energia fotovoltaica 11 centesimi di euro al kilowattora, molto conveniente, con risparmio del 30% rispetto a quella di rete e addirittura per i nuovi clienti che non sono clienti appunto di Viene Energie fa una sorta di regalo di entrata, diciamo così, a 10 centesimi al kilowattora. E anche in questo caso, come vedete, circa i tre quarti dei potenziali consumatori hanno aderito a questa offerta. Come ho accennato, ci sono degli aspetti problematici. La condivisione dei dati di cui si parlava prima soffre ancora della mancanza di una piattaforma trasparente. La normativa condominiale, come abbiamo visto, è molto restrittiva e crea dei problemi autorizzativi. I DSO ancora diciamo, hanno un atteggiamento non esattamente collaborativo verso questi nuovi modelli di business e proprio anche dal punto di vista della redditività questo modello di business è in equilibrio un po' precario. Perché? Perché l'elettricità da rete ha ancora dei prezzi abbastanza bassi, c'è un rischio di uscita ovviamente dei consumatori perché hanno il diritto di scegliere il loro fornitore e quindi anche da recedere a un certo punto dal contratto e poi comunque questi calcoli di cui abbiamo parlato da parte dei DSO e la bollettazione comporta dei costi aggiuntivi. Quindi al momento si vedono alcuni esempi in Austria, ma ancora sono pochi, diciamo così. Anche in Olanda è possibile realizzare l'autoconsumo collettivo a livello condominiale. È interessante la disponibilità, diciamo così, di un fondo nazionale per l'efficienza energetica, dove se il richiedente è un'associazione di proprietari con più di 10 appartamenti, può accedere a un finanziamento a tasso agevolato, quindi un modello di business in cui in questo caso è un'associazione di proprietari, non è un soggetto esterno, una società energetica, diciamo così, che si occupa dello sviluppo dell'impianto fotovoltaica. E c'è in programma di scendere a 6 come questo numero minimo di appartamenti, quindi per rendere possibile questo modello di business anche in situazioni più piccole, diciamo. Accenno anche questo, un autoconsumo, diciamo, tra virgolette, virtuale, viene chiamato in Olanda la politica della rosa dei codici postali, perché, come diceva Emilio prima nella sua presentazione, se non si può investire per ragioni, per esempio, di spazio in un impianto fotovoltaico sul proprio tetto, si può investire in un impianto che sia in un edificio caratterizzato da un codice postale, diciamo così, vicino al proprio. In questo caso si ottiene uno sgravio fiscale che è pari a un 10 centesimi di euro o anche superiore, insomma varia di anno in anno, ma questo è l'ordine di grandezza, per ogni kilowattora prodotto dall'impianto fotovoltaico. Quindi questo è un modello che stimola ovviamente gli investimenti nel fotovoltaico anche per chi non li potrebbe fare in condizioni normali e ovviamente un consumo in ogni caso di prossimità. Cosa succede in Spagna? La Spagna è uno dei paesi che ha al momento una normativa forse più completa su autoconsumo collettivo e comunità energetiche. In realtà si sta muovendo molto lentamente. Nelle mie chiacchierate recenti con l'Associazione Fotovoltaica Spagnola, in realtà anche qui i casi di autoconsumo collettivo si contano veramente sulle dita di una mano, forse di due mani. C'è ancora molta poca fiducia e conoscenza delle normative.
da parte dei consumatori e degli amministratori. Le normative condominiali, ancora una volta, sono antiche, sono complesse e anche abbastanza ambigue. Per esempio, in teoria basterebbe un terzo dell'assemblea per approvare la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ma poi vi sono delle condizioni per cui alcuni condomini possono mettere il veto, quindi la normativa è abbastanza ambigua e spesso gli amministratori di condominio, diciamo così, non se la sentono di affrontare questi punti interrogativi e quindi troncano i progetti sul nascere. Così come il posizionamento dei contatori per lo scambio in rete non è ancora chiaro se debba essere fatto in degli spazi che sono considerati pubblici oppure privati del condominio. Al momento un altro limite è che si parla di coefficienti massimi di autoconsumo statico, cioè diversamente da quello che vi ho fatto vedere per l'Austria, l'autoconsumo deve essere assegnato a priori a ogni singolo partecipante al modello di autoconsumo collettivo e questo ovviamente, come abbiamo visto, limita il tasso massimo di autoconsumo e quindi anche la redditività del modello. Per quanto riguarda appunto la redditività, ci sono dei costi aggiuntivi, soprattutto praticati da alcuni DSO, come abbiamo visto nel caso dell'Austria, e anche qui c'è da segnalare un certo ostracismo da alcuni soggetti. Esiste la possibilità di una compensazione semplificata, una sorta di scambio sul posto, se volete, per il surplus che viene messo in rete, questo per gli impianti al di sotto dei 100 kW, essenzialmente viene tolto dalla bolletta il prezzo di mercato per i kilowattora che vengono immessi in rete. Non è previsto un incentivo sull'energia autoconsumata, come invece adesso secondo una nuova normativa in Italia, ma ci sono degli incentivi regionali invece di altro tipo sull'acquisto dell'impianto fotovoltaico, uno sconto delle tasse sugli immobili, eccetera. Un grosso problema di questo modello di business in Spagna è che la bolletta ha ancora una fortissima incidenza della componente fissa, quasi il 40%. Questo significa ovviamente che il kilowattora, diciamo così, autoconsumato non sposta poi così tanto il costo della bolletta, proprio perché la parte fissa rimane comunque molto importante. Qui ci sono alcuni esempi, come vi dicevo, sono pochi, sono anche molto piccoli. Questo di Iberdrola, per esempio, è un impianto da 20 kW che utilizza quindi questa compensazione semplificata di cui vi ho parlato e che permette un risparmio fino al 60% in bolletta. Un altro Iberdrola, quindi società energetica grande. Invece l'impianto che vedete a destra è questo impianto di Eco, che invece è una cooperativa. Un caso interessante di cui volevo parlare, ma che ancora deve essere sviluppato, è questa Comunidad Energética a Crevillent, fra Murcia e Alicante, nella comunità valenziana, perché effettivamente qui si parla forse di qualcosa di più ampio respiro. Quindi la storica cooperativa energetica di Crevillent sta sviluppando questo progetto, sarà la cooperativa a investire nel fotovoltaico e vendere poi l'energia ai partecipanti a questa comunità energetica. I partecipanti saranno inoltre dotati di un'app essenzialmente per realizzare quella che si chiama appunto la capacitazione dei consumatori, cioè per fargli conoscere la loro curva oraria di consumo, e avranno a disposizione una sorta di consulenza per capire come possono migliorare i loro consumi, quindi abbattere i loro consumi, se possono accedere a delle tariffe diverse, se possono per esempio cambiare il contratto di potenza impegnata, eccetera, eccetera. Si tratta di un progetto con un orizzonte temporale abbastanza ampio, perché dovrebbe arrivare a regime nel 2030, con un investimento previsto di circa 4 milioni di euro e che mira a soddisfare tramite questi impianti fotovoltaici circa il 50% della domanda. Mi muovo dalla Spagna al Portogallo. Il Portogallo ha una legislazione su questi temi molto recente. Nel 2019 è stata sancita l'apertura all'autoconsumo collettivo alle comunità energetiche. È stata data una definizione di prossimità per l'autoconsumo ancora aperto. Può dipendere dal livello di tensione, come nella nuova normativa italiana, dalla vicinanza geografica, eccetera, ma ci potrebbero essere anche altri parametri introdotti nel futuro dalla direzione generale energia appunto del governo. La cosa che volevo segnalare, qui non ci sono ancora esempi perché veramente la normativa era addirittura di fine 2019, quindi molto recente, però volevo segnalare che tra i promotori più attivi
della nuova legislazione ci sono stati i centri commerciali che nella realtà economica del Portogallo portoghese sono un soggetto veramente molto potente. Questo perché il centro commerciale vede una opportunità appunto di proporsi come soggetto sviluppatore, ovviamente in un modello appunto in questo caso prettamente commerciale, e vendere poi l'energia insieme agli altri servizi che fornisce ai negozi che sono al suo interno. Da questa breve carrellata, io vi ho fatto vedere degli esempi, ho cercato di cogliere, diciamo così, quelli più significativi e quelli complementari tra di loro. Vediamo che si tratta di modelli prettamente commerciali, forse con l'unica eccezione della comunità energetica in Spagna, ma ancora da sviluppare. Sembra quindi che ancora non siano stati portati avanti degli esempi di comunità energetiche con ricadute economiche e sociali su scala locale, che invece dovrebbe essere un po' anche il centro delle comunità energetiche secondo la direttiva europea. Quindi io in questo vedo una grandissima opportunità per l'Italia da fare un po' da apripista, diciamo così. E vorrei anche concludere con alcune raccomandazioni che spero complementino appunto quanto fatto vedere già da Emilio nella sua presentazione, cioè come assicurare che questi modelli di business possano girare effettivamente, perché abbiamo visto che ovviamente sono ancora in un equilibrio abbastanza complesso. Innanzitutto, al momento c'è una definizione di prossimità che, come sappiamo, è il limite allo stesso livello, diciamo, di bassa tensione. Si potrebbe pensare di ampliare questo concetto, perché ovviamente questo potrebbe ampliare il potenziale mercato. Per quanto riguarda il mercato dei condomini, quindi autoconsumo collettivo nei condomini, bisogna assolutamente cercare di semplificare l'iter burocratico per il permesso di installazione, che, come abbiamo visto, almeno in Austria e in Spagna, sta creando dei grandi problemi. L'incentivo di cui accennava anche Emilio, dovrebbe garantire una sufficiente redditività degli investimenti, ma non dando luogo ovviamente a speculazioni. Potrebbe essere differenziato secondo le configurazioni la potenza totale installata, e poi, come accennava anche Emilio, il fatto di prevedere magari dei benefici speciali, così aggiuntivi, nel caso il progetto abbia una funzione sociale come quella appunto di ridurre la povertà energetica degli utenti. Non deve essere assolutamente sostitutivo delle detrazioni fiscali, che hanno dimostrato di essere uno strumento veramente molto utile per il mantenimento del mercato, almeno nel residenziale. E si potrebbe anche pensare all'introduzione di un regime fiscale speciale per la comunità che premi e che riconosca e premi la funzione sociale. Un punto importante è quello dei rischi di investimento, accennato prima per il caso dell'Austria, quindi è un diritto del consumatore uscire, ma come lo sviluppatore del progetto può tutelarsi da questi rischi? Allora, sicuramente una configurazione flessibile nel quale utenti nuovi possano sostituire quelli che fuoriescono, diciamo così, sarebbe la benvenuta, e questo ovviamente potrebbe essere facilitato, come dicevo precedentemente, da un ampliamento della definizione di prossimità. Quindi anche utenti che magari non sono all'interno della stessa cabina, della stessa sottostazione, diciamo in bassa tensione, potrebbero entrare, oppure l'istituzione di fondi di garanzia. Per quanto riguarda le comunità energetiche, deve essere chiaro che vengano incluse fonti energetiche veramente rinnovabili, quindi per evitare storture del sistema. Deve essere definita in dettaglio la forma della comunità, soprattutto appunto non solo i diritti ma anche i doveri degli aderenti, e deve essere lasciata una buona libertà sulle attività, quindi vendita al dettaglio, aggregazione di utenti, anche reti di calore, perché no, ricarica di macchine elettriche, eccetera. Come sappiamo, potrebbe essere il no profit la, diciamo così, forma principale, ma ovviamente si potrebbe pensare anche a sistemi diversi nel caso in cui le comunità rispondano ad altri requisiti. Ma lo scopo principale deve restare l'apporto dei benefici ai membri e al territorio. Le comunità devono essere aperte all'adesione di tutti, questa è una cosa abbastanza centrale, diciamo così, con l'eccezione dei soggetti che vedono produzione e distribuzione di energia come attività principale. E poi un'altra cosa importante è che gli enti pubblici, locali e territoriali potrebbero agire come facilitatori, animatori e proprio formatori per, diciamo così, agevolare e favorire lo sviluppo e la costituzione delle comunità sul territorio. E, ovviamente, come vi avevo detto all'inizio, vi lascio il mio indirizzo email nel caso siate interessati anche ad altri dettagli degli studi che abbiamo fatto, e anche qui il sito web del progetto PV Prosumer for Grid, dove sono raccolte tutte queste considerazioni. Grazie mille.